Fatto un'imprecazione, te dice? Dimensioni poche, lasciamo Ma si perdere. piglia solo da qua, poi mi dicono che si sente anche fruscio, quindi boh, Allora, poi, dai, c'è problema. prepartita, facciamo dai come su Skype, prepartita, commento freddo. Daniele Petri contro Alessandro Caterina in questo ottavo di finale. Partono col sorriso, ma fra un po' sarà battaglia su questa pedala 27. Tutti gli altri ottavi partiti qua a fianco, ve li faccio vedere un po' veloce. C'è qualcuno laggiù, Pedanone su Twitch. Abbiamo Tamares, Turetta. E noi andiamo a seguire il bordo palco. Meglio che possiamo. L'audio mi ha detto che scattava prima, spero che sia stato un difetto di connessione, e se no lo teniamo così perché le cuffie ne ho una sola. Grande Zac. Abbiamo Jacopo Ghirardo qua a fianco di Del Forve Mider. Si abita. È all'arbitraggio, quindi vediamo se sbaglia i conti. Ok, serie ora, senza disturbare troppo, si parte. Bravo, bravo, Abbiamo una posizione buona in questa partitella. Ok, siamo qua a Pieve di Cento, finale singoli 2023 FIGF. Siamo arrivati agli ottavi di finale in questo pomeriggio, caldissimo pomeriggio, devo dire. L'atmosfera qua al Palacavicchi è abbastanza calda e umida, quasi estiva. Stiamo vedendo Alessandro Caterina, al tiro ora, Roberto, contro vai. Daniele Petri, PSQ. Esattamente a pari, 2-16, chiedono un po' di concentrazione ai giocatori, c'è un po' di pubblico che patteggia per Caterino, per la mia spalla, un po' rumoroso. Dai, 90 punti per Caterino, 134 per Petri, circa 51-51 da professionista. Trova comunque buone frecce per rimanere a 55, non ancora in chiusa. Tre singoli di Caterina, 123 rimane. 104, vediamo se cerca di rimanere a 50, rimane a 86, 55 da chiudere per Petri. Attenzione, entra un doppio 10 addirittura, 35 rimane. È uscita sta freccia. Cerca un 11-24, mai banale questo giocatore, con le chiuse. Niente, prova triplo 1, triplo 2, Caterina. Ospiti, 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 osp
Di nuovo tre frecce, si carica Daniele. Buona la prima, come on, di Daniele Petri, che abbiamo visto anche in pedane internazionali nella World Cup, diventato ormai il suo marchio di fabbrica. Caterina non la manda a dire. Via, via. 101 in partenza per lui. Dai, 97 risponde Petri. Tiani, sì, bravo. Un altro centone, Caterina. Ottavi di finale, qua a pieve di 100. Risponde 60 Petri, vicinissime queste frecce. Al triplo 20. Vai, vai, dai, dai. Andiamo. Alla mia destra Gabriel Rollo contro Amos Meneghini, arbitrati da Jacopo Ghirardon. Andiamo, andiamo. Ancora sullo 0-0. Dai. Insiste sul 19, entra 133. Vai Amo. Castelli intanto avanti 3-0. Nel suo ottavo di finale. Riccardo Castelli. Vai. Via, via. Via, fratello. No. Entra un 15. Via adesso. Bella frecce di Petri. Bravo, 89, si fatta 36, 54 per Caterina. Caterina. Il 12 c'è. Un filo alta. Niente, non chiude. Strada aperta per Pedro. Buona la seconda, sembra. Abito conferma. Chiusura in 20 frecce questo leg per Daniele Petri, 2-0 per lui. Bravo. Era un break anche su Caterina questo. Saluto tutti, intanto siete una cinquantina a guardare. Ricordo anche che chi ha due dispositivi volendo può seguire la doppia diretta. Arriva un 140 di Caterina qua, diretta primaria, diciamo, di FIGF sul canale Twitch, appena inaugurato appunto con questa manifestazione record con 364 iscritti. Record di tutti i tempi. Super! E fino all'altro 140. Super! Non male la tripla, anche su questo giro, 85 per lui.
Petri recupera qualcosa. Centone per lui. Leggero svantaggio. Fuori quarto check out. Il giocatore friulano. Caterina ora il triplo sul 19. Ne cercherà un altro. 46 punti. Si porta a 40. Ottimo leg. Poi. Parte male questa freccia. Anche la seconda a destra. Fa la posizione in pedana. L'ultima. Faccio vedere che sono i responsabili. Sono loro, non loro i responsabili. Bravo. Ottimo centone di Petri. Andiamo, breve, andiamo. Intanto abbiamo il primo quarto di finale. Last 8. Riccardo Castelli passa per 4-0 su Ivan, ma non so il cognome, mi spiace. Super, super, via. Vediamo se riesco a avere qualche informazione degli altri ottavi di finale. Mitia Milinko, Masseo, sfida epica, si sono trovati tre volte avanti Masseo di 3-0. Sono già in chiusa di questa leg. Io vi do la notizia in diretta, ma intanto seguiamo la discesa in quota chiusura del nostro leg. Alessandro Catarino, Danilo Petri. 167. Attenzione, triplo che da entra. Manca il bull rosso di un soffio per una chiusura lunghissima e difficilissima. Due diverse triple. Da 126 Caterina. Non trova il triplo 19 che gli avrebbe permesso la chiusura al bull. Correggere 25. Entra due singole, attenzione. Dai, voi. Rimane sul doppio 10. Superamo. Larga. Attenzione, 68 Caterino. Intera palla e tre frecce per Petri al doppio 10. Dai. La vera barriera sul ferro di Daniele Petri. Non entra questa chiusa in doppio. Sta facendo la stessa cosa anche Alessandro Caterina, che con la terza però non tira. E vai! Tu da rifare 2-2. Vai, poi! 3-1 in vantaggio di Masseo contro Mitia Milinko, intanto. Bravo, bravo, bravo. Centone. Tripla. Andiamo. Altro centone di risposta del giocatore friulano. Via. Sì, vai, via, 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 dai, dai. Non trova tripla questo giro, Alessandro.
Due fiammate delle due. Due delle due, perfetto. 3-0 per Rollo contro Amos Meneghini. Intanto chiusa Rollo ora. Raga Bronzi, via! Attivo! Una, Bravo! Chiude Meneghini, 19 frecce. Se la gioca, bello tentativo di chiusura, quindi Daniele Pietri. 6 frecce per chiudere, 20 punti. Punte triple per Alessandro. Buona! Via fratello, via via! 17 frecce ci sono volute per portarsi sul 3-2 da Daniele Petri. Ricordiamo che si è passato a 4. Recupero di Mitia Milinko. Intanto 3-2, sempre in svantaggio di un leg. Conduce Stefano Masseo per 3-2. Superamos. Grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo. Dai. Finita anche la finale sul palco principale, vedo con Turetta che scende. Sì, poi, sì, poi. Vai, Ali. Gabriele Rollo intanto passa ai quarti di finale battendo 4-1. Bravo, buon Amos Meneghini. Sì fratello, sì, frate. Via, dai, dai. Spacca il 19 Petri, 133 punti. Entra in quota checkout di prepotenza. Supera! Via! Funzione. 33 fatti. La butta lì in mezzo. 26 addirittura. Vai, Ali. 123, strada è quella 19, triplo 18, c'è il triplo 18, Burrosso, attenzione, e c'è, la chiude, la chiude, sfogata di Daniele. Ciao Pedro. Com'è, com'è? Bella chiusura al Burrosso in 18 frecce. Ora presentiamo anche il contorno qua in chiusura di partita. Tifosi di Alessandro che comunque sono stati protagonisti di una bellissima partita. Bravi e basta, come ha detto Mauro nel commento. Vedremo Daniele ai quarti di finale. Passa anche Stefano Masseu laggiù in fondo. Ok, PSQ in botta ai quarti di finale qua a Pieve di Cento. Piccola pausa, tiriamo un po' il fiato e poi andiamo a vedere chi saranno i protagonisti delle finali. Lo trasmettete. Saluto.